What's happening? Oh, cos'è questa roba? E c'è commissario. Non poteva aggiungere a Sacrotone. Beh. Gilberto allo stadio. Lei mi dice finché non risolvi. Non so se l'avete visto questo episodio, ma è assurdo, eh. Incredibile. Il tuo primo room è pera, non sai che sono le prime. Dai, su, cenere. Come? La vera? Dai, ma siete dei pipponi. Sapevi perché i calciatori alzano le mani ogni volta che tirano un calcio d'angolo? Perché sono fascisti. Indipendentemente dal campionato, questa pratica è universale. Alcuni alzano una mano, altri entrambe. Ma quale è il significato di è un gesto? In realtà, si tratta di un codice segreto istituito diverse decadi fa. In passato, alzare un braccio significava che il pallone sarebbe andato al primo palo. Quando venivano alzati... In realtà dipende dagli schemi, cioè... Madonna, questa epoca. Why does everybody ask me if I'm Latina? Giorgina. Fa troppo ridere che si mettono i capelli tipo di fronte alla faccia e poi mostrano il culone. Ieri in discoteca mi ha fermato un ragazzo ubriaco e fa: come faccio a diventare ricco e famoso? Bravo. Io gli ho fatto un incantesimo e forse ce l'ho fatta. Ricco e famoso. Ricco e famoso, questa è l'ambizione. Guarda, questa roba è bella effettivamente. Ok, una piccola carbonarina. Ci sono John Cena nudo sul palco. John Cena che fa nudo. Io la faccia da rapino. Perché fai balletto. Ma quindi Raffaella vieni. Ecco, è pronta. Grazie per aver bentornato. Comunque non so perché, ma mi fa ridere ogni volta che mi esce. Io non ci ho capito un cazzo di Twitch comunque. Io sta roba dovevo fare. Io, senza dubbio, senza remore, posso annunciare, affermare qui che sono convinto che siamo sicuramente il canale di YouTube in Italia che spende di più per creare contenuti originali. E questo lo dico qui adesso. Oddio, Molteni pure, eh. Io pure forzelle della giusta. Ho sognato fin da bambino di allenare la Lazio all'Olimpico. Oh, raga, cioè, veramente, dimostra almeno 50 anni in più di quelli che ha, cioè, è incredibile. Basta, ma quanti cazzo di sosia c'ha? Ma basta. La roba è incredibile, cioè se me l'avessero detto qualche anno fa. Boh. E adesso giuro faccio le valigie, scappo mie in un'altra dimensione. Va bene. Terni, io sono a Terni, porco Dio! Porco Dio, porco Dio, porco... Madonna mia, madonna, sta buona, eh. Perché Batman non ha superpoteri? Beh, dovresti capire. Hai visto il sindacone che ti ha taggato in un commento? No, non ho visto. Sindaco. Sindaco, lui? Il Goat. Ma in che video? Sindaco, a quando la presidenza del consiglio zio Pera? Servono almeno 3 o 4 live col Marz e Manux. Ma che cazzo? Ma che dice? Ma il sindaco è uscito fuori di testa. Che mi ha? Beh, oh, Marco Ballarini sindaco. Di dov'è il sindaco lui? No, lo so che è un sindaco, lo so. Però è figa sta roba che fa il sindaco su TikTok, secondo me. Corbetta. Ah, il sindaco di Corbetta. Vabbè, tipo vicino Milano, sicuramente. What the fuck? Dio porco, dimmi te, 2 ore e 20 per fare... Non è vero, c'ha la battuta. No, un secondo. Lei vuole capisto. La mia sbure è sempre blu quando penso a te. Stepney. Guarda come ce l'ho du, Harry Potter. Stepney. Che cazzo fa? Non si prova, non si prova nemmeno a far culo. E tu non si prova a fare la bacchina, no? Wow, come figa da bacchina. Tu vuoi fare i buchi con tua madre? Tu vuoi fare i ginocchi? Tua madre vuol fare i ginocchi, vuoi il trimone? Io non hai il merda! Che tua madre? Vuoi un
Non so perché il barese mi fa veramente tanto ridere. Non ho mai capito. Madonna, ragazzi, Max Uderone in questa foto. Allora, no, non ve lo dico. Siete d'accordo con me che somiglia a un vecchio youtuber? E avete anche capito di chi sto parlando, secondo me. No, Surri. Non Rosario Muniz. Dai, qualcuno ci deve arrivare. Non è possibile che lo vedo anch'io. Cioè, solo io. Vi dico solo che adesso non fa più lo youtuber. Oh, bravo! Bravo Flaalt! Federico Clapis. Ragazzi, è uguale. Era lui, raga. Federico Clapis. La barba, però. Il periodo in cui aveva la barba. Non riesco a trovare foto. Però, raga, è identico questa cosa. È un 10, ma costretto gli ebrei ai lavori forzati e alla morte. 9. Ah, ste cazzate fanno effettivamente ridere. Io per sistemarti il parrocchino. Ha 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 ha. Pensa che tua mamma è una puttana. Matteo Salvini, 13 anni. Ah, è fatto con la N, ok. Questa roba non è mai successa. Non è molto utile, se. Free V-Buck. So what if I do? It's my lucky day. What the heck? Ok. Tu stai scrivendo a me che sono succube del re. Ma fratello mio, io streamo da prima che il... Figlio Marzo. Marzo, mi dispiace. Il re fosse chiamato re. Cioè, capisci di cosa ti faccio? Cioè, io ti banno perché tu sei coglione e non hai capacità. Comunque, raga, veramente, io abolirei la possibilità di chattare a chi non mette la carta d'identità come metodo di riconoscimento su Twitch o in generale su internet. Evitiamo questa cosa perché sennò la gente rompe sempre il cazzo. Ma sei pazzo? No, è giusto, bro. No, non ci deve essere un'età minima. Devi solo mettere la tua carta d'identità. Esiste la privacy. Ma infatti nessuno sa il tuo nome e cognome. Ma se tipo tu mi scrivi domani ti uccido, muori, quello che scrivi ha un peso un po' più specifico, no? È preso un po' più in considerazione. Shooter. Mamma mia. Che lui negava di essere lui. 50.000 euro, ma tutte le volte che incontri un bambino con il cancro, gli mangi un pandoro davanti e gli fai così. No, non accetto, dai. Bro, hai 40 anni, ancora per tempo a dissare come i ragazzini. Non fa una canzone come si deve da 20 anni, ritirati. Attenzione. Poi, prossimo. Bro, parla in italiano? Ok. Stessa cosa vale per lui, forse una volta era accettabile. Adesso è arrivato il momento di chiudere con il rap. Potresti darti allo spaccio? Va bene. Flow inesistente e canzoni tutte uguali. Ne alcune ascoltabili, ma adesso è diventato un tumore per la scena italiana. Addirittura, povero Pachi. Bro. Ah, Simba la Rue, bro, emoji teschio. Lui è... Tush. Per Luigi Pardo quando esce la palla in rimessa laterale. Ultimamente è un flow migliore, il suo personaggio sembra essere cambiato. Diciamo che rimane ancora qua per adesso, ok. Classico rapper da tormentoni estivi, il più commerciale d'Italia. Madonna, mystery rapper, oddio. TikToker? Questo flow monoto da ormai 4-5 anni, una volta spaccava sul serio. Classico rapperino per ragazzine arrapate. Emoji del Not Stonks. In alcuni feat ha spaccato, diciamo che negli ultimi anni sta migliorando, ma smettila di urlare, ok? Secondo me quando registra il beat ritardo nelle cuffie, vabbè. Insomma, questo praticamente gli piace solo sfere basta, cioè questa è la sua visione del rap italiano. Cadi dal cielo come un capolavoro, subate l'unica luce. Comunque è bravo veramente, voi ci scherzate, ma è veramente intonato. Boh, a me non mi piacciono i topini, non so perché. Kate. Bravissimo lui, eh. Come al solito è un fenomeno. È incredibile questo video, ogni volta che mi esce mi fa morire, non so perché. Non lo diceva Dostoevsky. Quando è questo corso? Domani, dopo. Ah, i deep sync con Checco Zalone. Paolo, ma che c'hai? 50 anni.
Sta roba del Mewing è tipo, ve l'ho detto, la nuova dub comunque. È assurda. Mamma ragazzi, è meglio dello champagne. Se tutta gold fosse francese. Dai, fammi vedere. Maglia bianca, oro sui denti. Ma è italiano. Ma non sono bravo a rincorrere. Ma è in italiano, Sasa. È incredibile come ogni canzone in un'altra lingua che non sia italiano suona perfetta. Ettore, dove sei? Dai, mi aveva promesso che dovevamo pulire. Oh, Ettore, dove sei? Cara, dov'è papà? Dov'è papà? Come? Qua dentro? Ettore? Oh, porca miseria, sono stato spottato! Non ci sono io! Sono passato, vi aiuto! Bayon, ma che schetufè! Ok, chi conosce Keiso può capirlo. Basta questa narrativa. Mi dispiace, non ce la faccio a non cringiare, cioè con tutto qua. Bravo, bravo. Non parlo. No, mamma, aspetta, non mi dire niente, che stiamo vedendo questo. Poi dopo. Cosa? Visco che è la tua canzone, però un attimo. Magari la canti dopo. No. Lui. Forte, lui spacca. Lui. È arrivato a Mahmood, è un grande. Più bravo lui comunque. No, raga, non è vera questa roba. Basta. Basta, basta. Sono tutte fake news, ragazzi. Super cringe. Ma è terribile questa cosa. È bruttissima questa cosa, ragazzi. Tremenda. Porca miseria. Matrimonio di Poli? No, non è il matrimonio di Poli, ragazzi. Lascia like e lascia un commento. Commento. Se no ti arriva un destro sotto il mento. Come Reactions e gaming, puoi trovare di tutto.